All my life and the hereafter, I've never seen someone like you. You're a knife, sharp and deadly, and it's me that you cut into. But I don't mind, in fact I like it. Though I'm terrified, I'm turned on but scared of you. She's a monster, beautiful monster, beautiful monster. But I don't mind, oh, and I need her, said I need her, beautiful monster. But I don't mind. Love and fire, and my heart, she's burning through. But I don't mind, in fact I like it. Though I'm terrified, I'm turned on but scared of you. She's a monster, she's a monster. Ah, ho Davide. I don't mind, I don't mind. Ma che ce l'hai qua, ma che ce l'hai qua? Beautiful monster.
ancora a fare, mano, convinto che ce la puoi fare veramente. Complimenti Marco Pasquale per la tua bellissima gara, ci puoi raccontare un po' com'è andata? Ma ho avuto difficoltà un po' nella salita perché era davvero dura, però sì, è stata combattuta con i miei compagni. All'ultimo giro ho trovato che avevo ancora gambe, allora ho provato a partire e poi in tutta la discesa abbiamo tirato. Abbiamo tirato fino all'arrivo più che potevamo. Pendenze del 20%, confermi? Confermo. A chi dedichiamo la vittoria? Ai genitori. Nonostante il percorso sia stato da cardiopalma, hai veramente dominato la gara. Un giudizio sulla gara e sull'organizzazione? No, a me piacciono questi circuiti di pochi chilometri ripetuti più volte. Anche se le pendenze erano notevoli, però erano tutte quante rampe da spingere. E c'era anche il tempo di recuperare. E poi c'era il pianoro finale che era fatto, sembrava disegnato apposta per me. Quindi ho fatto una prestazione buona e sono contento. Il percorso era pettinato, lucidato, vero? Sì, era perfetto, era difficile il giusto, duro il giusto, e poi quando il risultato viene fuori ovviamente le sensazioni sono positive. Ok, grazie mille, grazie, Agostinone, grazie a te, Carlo. Ciao. Furlan, organizzatore di questa gara, tutti i ragazzi sono rimasti contenti del tuo lavoro? Diciamo che dalle interviste che ho fatto in giro sono tutti più che soddisfatti. Speriamo che siano soddisfatti anche della premiazione. La nostra soddisfazione è che abbiamo avuto un numero abbastanza discreto di partecipanti, se la faremo un altro anno speriamo qualcosa in più. Il percorso mi sembra più che ottimo e per il resto speriamo in bene, via, dai. Sì, grazie ai nostri componenti da Montalero Bike per la pulizia che abbiamo fatto dei sentieri, al cantoniere qui di Solonghello, di Villa Miroglio, e il sindaco, via, la giunta comunale. Per il resto arrivederci l'anno prossimo. Al prossimo. Ciao. Alle prossime. Ciao, grazie. Montalero Bike, l'associazione c'era una volta col presidente Massimo Biglia.
Ringrazio tutti coloro che hanno aiutato a svolgere la manifestazione, il gruppo Alpini, la Croce Rossa, i Carabinieri, tutti i nostri amici volontari dell'associazione NON che sono... Ma ne mancano? Volendo si può anche fare un applauso, eh? Con i telefonini in mano. Come mai?